Buon pomeriggio. Lui non sa No. niente. Lui non sa niente, lui non ha idea. Io ho portato il primo in live ai tempi, in una fase in cui ero a Palermo, quindi pure con la grafica lezzissima. E mi ha esaltato, mi ha fatto incavolare da morire perché aveva dei punti proprio cattivi. Poi l'ho un attimo capito. Io non ti dico niente perché devi soffrire come me. E il finale ha tipo un plot twist incredibile. Ah, Questo, fico. sì, questo credo sia ambientato, guarda quello che si gratta. Questo dovrebbe essere ambientato 20 anni dopo, perché dovrebbe essere tipo Seconda Guerra Mondiale. Il primo era anni Ok. 20-30, no? Sì. Questo Un invece dovrebbe po' essere un dopo. po', beh, parecchio dopo. Allora, addirittura c'è l'online. Attenzione. Salve ovviamente a tutti quelli che stanno arrivando. Allora, nuova partita, normale. Ok. E puoi cambiare il personaggio, guarda, puoi cambiare la skin. Fai Ok. la Ma tua questo è John scelta. Wayne. Vinny, cannoli. Vinny Cannoli. Sì, scegli la skin, hai Sì, deciso? Sei certo. così, hai già È deciso. perfetto. Sei in qualsiasi momento ti senti minacciato da fare. Ah sì, esatto. Allora, grazie a Raffi Buffi, ovviamente. Dicono: se in qualsiasi momento ti senti minacciato, batti le palpebre 3 volte e verremo a prenderti. Perché non so se Perfetto. voi lo sapete, ma a quanto pare io lo. Ah sì, violenza domestica, Lo certo. sì, io abuso di lui. Allora, purtroppo io avevo provato una volta a usare la donna. Solo che purtroppo la donna non parla. C'è Ah. questa cosa terribile. Ok. Vabbè, io allora resto con lo standard. Perfetto. Ok. Trema tutto. Sì. Franz È carina l'estetica. del Mare a quadretti ti benedico. Ok. No, voleva Che essere rapporto hai con i benedetto. tuoi utenti? Ah, Voleva ok. essere benedetto. Ok. So this is supposed to be the great Vinny Cannoli. That's right, Louie. They call him the tyrant of Thug Town. È Oh yeah, bellissimo. never heard of that place. You're kidding me, right? You've never heard of the Thug Town incident back in 28? No, what Stai più about it? dentro. Ma parlano Nobody tutti così? Sì, Even ovvio. knows what happened to You Louis. The sono story goes that the local gangsters peddled some bad C'è il news. plot, stanno Ma questo è arrestando. True Lies, Insane into a bunch of fondamentalmente. crazy cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, I kid you not. Zombies did it. In the end, the army gassed the entire town with everyone in it. Questo è il finale del primo. Quarantined ever since. That's freaking whack, man. So where does our little pal here fit in? Well, there was only one guy who miraculously survived the whole massacre. Didn't have a Grazie, babla. scratch. They say he must have done some nasty stuff to get out of there alive. The government tried to make him do time. But in the end, the whole incident was swept under the rug. Therefore, all Guarda la credit foto to di lui così. Vinny Cannoli. Wow, seems like quite a fella. So, Tony, who was that guy? You kidding me, Louie? We're looking at him. You Wow, look did at you that. really? Him. He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. Yeah, he's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Probably, but no can do, my friend. The Dark Don wants him Il alive. Don Oscuro. Sì, vabbè. Bellissimo, capolavoro. You guys are freaking hilarious, you know that? Oh yeah? How's that? 'Cause you really stink at tying ropes. Grazie, Saxin. I have a weather forecast for you, Louie. It's gonna be bloody. Bloody with a chance of body parts. Non è buono questo eroe. No. Altro che The Last of Us 2. Esatto, questo è molto più cruento, il vero. Sì, mi raccomando, Sabaku, fai segnali se ti senti minacciato. Che fico. Abbiamo la motosega. Oh! Ah, e le due per saltare. Ah, perché non l'hai giocato tu, quindi. Ma no, due no. Ah, ok.
L2 per saltare. L2. Oh, bellissimo. Ah, ok, l'attacco è R2, quindi. C'è pure il doppio salto. Ah, c'è... premi. Ok. Abbiamo già superato il tutorial di Cuphead come difficoltà. Esatto. Bisogna dare i calci qua. No, penso che non si possa passare di qua. No, no, vedi, devi passare da sotto. Allora, il tutorial di Cuphead va fino a un certo punto. No. No, 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 aspetta. Ci siamo bloccati, a posto. Premi... punta un bersaglio e tieni premuto per attaccare, sì. Per girarti. Ah, sì. No, devi girare con la levetta destra. Cos'è? Ma che comandi di merda ma sono? Ma che comandi sono? La levetta destra per girarsi mentre... Ma per... Ah, ho capito, non sono comandi di merda se ti abitui, perché così tu puoi fare... È tipo lo strafe 2D. È lo strafe 2D, perché tu puoi andare all'indietro mentre attacchi senza dovergli dare le spalle al nemico. Sì, ho capito. Funziona. Devi solo pensare in maniera diversa. Oh, quanto sangue, sì! Vediamo un po' come... Sì, asprangate! Non è infinita la... Hai buttato la... No, ce l'ho. Ah, ok. Posso cambiare la... Ah, già te l'ha detto? Vediamo un po' se... No, ho provato i tasti. C'è un segreto qui. No, non c'è niente, è lo spawn point. Ok. Ma non c'è, non posso... Guardalo, guardalo con i piedi. Sì, tiè. Bellissimo che puoi dare il calcio per stordirli e poi gonfiarli di botte. Se vuoi girarti, dare il calcio è la cosa più scomoda del mondo, questo sistema di comandi. Ma avevi detto che era geniale, scusami. Non avevo considerato il calcio. Funziona perché ti permette di avere strafe 2D. Mi fa troppo ridere quando si abbassano. I proiettili ci sparano. Le sto pestando. Ah, bravissimo. Ehi, ma hai preso la vita. Hai la pistola. Ah, sì? Ah, beh, perché... Non lo so perché... I comandi sono completamente diversi rispetto... Ah! Cos'hai fatto? Ho fatto una figata. Sono esploso e mi ha fatto saltare, così che io potessi raggiungere... la cassa. Figo. Ah, ma no, ancora la motosega. Oh, vita. Che cazzo? Dove sono? Dove sono? Devi stare vicino a me, perché sennò io non... Io sono andato sopra, perché sennò... Ma perché la telecamera segue te? Non capisco se sono io il player 1. Non vedo un cazzo! Seguo entrambi. Il fatto è che non hanno gli HP. Oh! Che brutte morte. Bellissimo. Guarda, possiamo mirare a 360 gradi. Fighissimo. Sì, ma come si ricarica? Non si può ricaricare. Certo che si può ricaricare. Può certo che si può ricaricare. Cos'hai premuto? Non ho ricaricato. Oh, c'è anche la capriola! Sì, ma il problema è che io non so ricaricare. Guarda! Forse non puoi. Devi finire il caricatore e si ricarica. Non necessariamente. Aspetta. Che cazzo! Sono morta. Perché ti muovi e mi sposti la telecamera? Riusciamo a stare insieme? Ma io se c'è una porta non posso non andarci. Ma dove sei tu? Sono morta. Devi premere X. Sì, adesso posso premere X. Non puoi respawnare subito. Vedi, là c'è un oggetto nascosto. Solo che qua non ci si può. Sì, perché ci entri da qua. Penso, no. No, sono tutti vicoli ciechi. Devo saltare per andare... Ah, perché sono intesi come... Ok. Qui... Niente. No, secondo me è tutto un inganno. Nessuno di questi... Oddio. La pistola è divertentissima perché non devi aver paura che finisca. Questo per morire orribilmente. Eh sì, è The Last of Us 2. Oddio. Troppa violenza però. Io sono molto turbata. C'è una vita lì, mi serve tantissimo. Speriamo che non ci sono cani da ammazzare, perché sennò smettiamo di giocare. Vabbè, io aspetto che spawni. Grazie, Lirito. Ah! Devo guardare. Ok, sei respawnato. Sì, perfetto. Ma con pochissima vita sono respawnato. Un merda. Ho la doppia pistola, gnagnà. Sì, ma perché hai cambiato arma, penso. Esatto. C'è la ruota delle armi, capito? Ma non posso. Perché stai che
così basso? Perché sto cercando di scendere come nei classici. Devi premere. Sì, vabbè, ma sì, mi sono suicidata con la palla. Comunque. Ma si sono inventati tasti mai visti prima. Tanto questo è fortissimo. Qui devi mettere pornografia, però, perché quello che è appena successo è chiaramente allusivo. Questa maledetta agenda. Ah, perché? Ok, L2 è la chiave di tutto. Sì, sì, esatto. Non potevo usare i comandi del NES. Sì, che bello che si distrugge tutto mentre fa le cose. Astrangate! Sparato! Oh! Attento, sì, no, quello è cattivissimo! La difficoltà è impossibile, è un casino. Non vedo nulla, non mi vedo, dove sono? Guardate quanto sono. Oh, è bravissimo! Ok, ok. Ma droppateci vita. C'è la radio, che posso sparare la radio? Sì, ma no, per certo. Oh, posso... cazzo! Crepa! No! Io sono invincibile, ho finito tutti i Metal Slug! Non è vero, sono tutti. Alcuni erano introvabili. Sì, non andare avanti. Ma c'è una vita qui! Ci sono ancora nemici. Che cazzo è successo? Possiamo separarci praticamente, ma non c'è lo split screen. Tu mi scompari praticamente. Sì, ma non capisco. Perché? Cioè, nel senso, sono io il giocatore 1, tu devi stare dietro di me. Ok. C'è una motosega lì. Sì, che è mia. Mi dispiace. E non c'è nient'altro, sono tutti i posti vuoti questi. No, lì c'è un. C'è il checkpoint. Ma infatti abbiamo l'ho capito che è il rugbista maledetto. Quello che carica, il pezzo di merda rugbista maledetto bastardo infame, che quello ti rompe il sedere nel primo. Aspetta. Bastava un calcio comunque. Ah! Mamma mia! Stella. Cosa sta succedendo? Sono bellissimi per quello. Anche i cattivi lo fanno. Ma vita non ci ripristina gli HP. Ah sì, ok. Certo, i cannoli, ovvio. Ah, sono i cannoli, certo. Oh! C'è! Ho finito con Sega, cavolo. Okay. Ma non sono bellissimi i livelli. È bello come vengono. Quando vengono smitragliati, che si paralizzano come nei film. Come in quelle scene in cui rimangono appesi tutto il tempo fino a che l'ultimo proiettile non smette di colpirli. Ok. Basta sparare. Confini i proiettili. Volevo provare a distruggere le casse. Magari non erano solo livello, ma. Che cazzo, salta! Non ti farei prendere! Colpiscili! Sì. Salta! Che figata. Doppio pistone, boom. Non so se qualcuno in chat se lo ricorda, ma a me questo titolo mi sta ricordando Alien Omnius. Non so se qualcuno è abbastanza vecchio da aver giocato Alien Omnius. Sei Omnius. Fuori di inquadratura. Devi stare sexy. Mi ha rubato la vita, ne avevo bisogno atroce. Oh cavolo. No, l'ho presa io. Infatti non è vero, te lo rubare. Aia. Posso rubarla io l'auto? No, esplodono. Ah. Penso, potevamo farlo tipo il Metal Slug. No. Chi è che? Sto prendendo un sacco di pizze. Ma c'è un'altra mitra. C'è un'altra mitra. E c'è anche la mitra, prendo tutto io. Bravo. No, complimenti. Finalmente. E poi sono le radio, come vedi, che fanno. Sì. Ah, io devo attento a questi pazzi. Ma i proiettili ci arrivano. Ah, ci arrivano comunque. Non sono protetti da. No, dipende dalla. Dipende da. Dalla superficie, non sempre. Non è sempre che puoi raccogliere. Okay. Sì! Scoppiano le teste. Sì, c'è pure. Allora, nel primo c'era pure l'headshot. Penso anche in questo. Puro. Si chiama Gore in cannoli. Sì, esplodo. Vediamo un po' se qua sotto c'è qualcosa. Ma non credo ci siano nascondigli. Oh sì, c'è una pistola qui. Magari è un drop, però. Sì, ti suggerisco di schivarli i proiettili comunque.
Ah, che loro pensano che io stia riuscendo a vedere quello che succede a schermo? Sì, illusi proprio completamente. Spirito di patata, grazie. Allora, metti un attimo. Ah! Aspetta. Finalmente con tanti bug con Twitch ce l'ho fatta. Approfitto di questo messaggio per dirti già che svego dirvi che ho preso moltissima vostra intelligenza. Bravi, belli e intuitivi. Buona fortuna in questa troppo cinematografica avventura. Grazie davvero. Anche se Sabuco è tagliato all'inquadratura e continua a voler stare dentro. Non è vero. Farti prendere il tuo Doom Player interiore e poi un attimo ti riducono un mucchietto di carne inerte e nemici fatto, appunto. Ora andiamo giù. Qua ci sono pezzi di merdina che devono essere sbudellati. Eccolo là. Infatti mi immagino la difficoltà massima, è tipo un puzzle game, porca miseria. Sì, giochi violenti, cazzo. Ah, mi hai fatto cadere fuori dall'inquadratura. Tu sei caduta fuori. Criminale. Oh, ma quanti proiettili? Dove sono? Dove sono? Ah, ok. No! Sono vivo? No, non sono fatto, vivo. Ho fatto un headshot incredibile. Ah, lì c'è Half-Life 2. C'è la speranza, c'è il... Ovviamente se tu non sei... Se tu sei da solo e muori devi rifare, cioè... Ah, ok. Beh, ti aiuta anche a migliorarti, esatto. Molto gentile per te tu avermi lasciato. Sto cercando di evitare imboscare. Sesso, un cannone! Au! No, non lo imparo. Sì, sì. Ok, dobbiamo volare qua. Qua c'è una pistola, ti interessa? No, ce n'è una anche qua. A posto. Il cuore full in 3D. Qua il cuore, ragazzi, sono cannoli. Che cuore, ma sembra pare che stiamo giocando a un gioco per femminucce. Ma ci sono cuore, i cuoci. Ah! Dove sono finita? Segreto. No, forse non penso. No, forse no. Sono cadute di sotto. Sono respawnata magicamente. Che cazzo? Che cazzo? Ah, niente. Evelyn, grazie per aver donato l'iscrizione a Bezro. Ah. Oh, il lanciafiamme! No, forse era veramente un segreto. Sono contento che ci siano. Sì, non... Siamo fottuti. No, no. Ah, ok. Andiamo. Fichissimo lanciafiamme. Vinny e il suo clone, comunque. Sì. Vabbè, dobbiamo andare... Esatto. Che belli che siamo. Ma sei piedi nudi? Sì, certo. Sì, certo. Oh, il fucile! Che spettacolo! Attento pure dietro. È un gioco dove ti spawnano pure sì, dietro. Sì, ma infatti ho visto che ci stavi pensando tu. Sì, però non devi avanzare perché sennò la telecamera va fangulino e io poi non vedo nulla. Il gioco di bella brava intuitiva Lara, sarebbe divertente. Mamma mia, le fucilate bruciapelo quanto mi piacciono. Vabbè, io penso che questo gioco da soli sia un incubo comunque. È giusto. È una figata perché ti impari i livelli come Metal Slug. Che poi appunto nel primo gioco tu ammazzavi praticamente quasi sempre di zombie, non persone, giusto verso la fine magari andavi di persone, mentre invece qua stai partendo proprio di cattiveria. Cazzo! Porca puttana! Occhio che Di quante fucilate hai bisogno? Oh, porca no, altro... due no! Salvaci! Esatto, così. Infatti, anch'io pensavo che sarebbe morto. C'è un maledetto col revolver qua. Ma secondo me più tempo passa in cui non ci sei, più arrivi con la vita, sai. E sarebbe una meccanica un sacco carina. Non lo so, perché io sono entrata full prima. Appunto, magari avrei potuto farlo prima. Attenta! Sono mortissima. Vai a bozza. Vai via. Da lì, via proprio. Ma che ci vuole a schivare due proiettili? Ma stai fermo, perché devi schivare? Stai lontano e basta, non ti prendono. Dici che devo aspettare? No, secondo me no, non perché niente. No, infatti no, perché non c'è una barra che si vede. Glim the gloomy. Sono morto. No, vabbè, allora aspetta un secondo. Qui, ok. Poter seguire diretta come sempre i tuoi contenuti pieni humor, imbranataggine, ma anche quella profondità di rente unica PS aspetto Salentino. Ah, ho capito come funziona. Ok, grazie comunque. Che come l'hai capito? Ci dividiamo la vita. Ah. Vabbè, allora questa siamo fottuti. Non necessariamente, ma attenta. Ok, perfetto.
Ah no, mi sono sacrificato per ucciderlo. Niente, no! Oh! Grande. Hai preso il cannolo. Vabbè, fa... Non so perché ho tutta la vita. Prima ci siamo separati la vita, sono sicuro. Ok. Non rubarmi tutto, porca la miseria! È impossibile non farlo. Sono senza... Holy cannoli, esatto! Holy cannoli! Stai dentro l'inquadratura! E già vedo storto! Ah, quanti! Ah, Inglourious Basterds! No! Sì, comunque non so quanto possa essere utile la... Ecco. Sei morta? Sì. Vedi che c'è un cuore sopra il dolciume. Oh no, sto prendendo munizioni. Prego mi sbirce. Vedi, hanno anche un tempismo, tu puoi anticiparle. Sai cosa arriva? Dietro, fanno pure la morte drammatica, cioè bellissimo. Attenzione alla polizia, attenzione. Cazzo, salta. Cosa, un'auto? Non vedo cosa ci sia di strano, sinceramente. Io ho dato fuoco, ho vinto. Ah, cosa sta succedendo? Quanto sangue. È complicato giocare in due comunque, perché ti si incrociano. Io a prendere un cazzo! Ma ce li dividiamo! Sì, ma è mio! Sì. Oh, that made a hole! Allora, siamo molto calmi con le molotov, eh! Ne ho colto uno. Ok. Ok. Ma le molotov. No, non sono raccoglibili per noi. Uccidili! Ok. Guarda, si grattano la schiena con le spranghe. Oh merda. Ah, sta in tu. Mi trazza. Oh no, ho quasi finito il fucile. Mamma mia, ho un headshot incredibile. Ok. Oh, che bello vedervi giocare insieme, vedi? Attento al pezzo di merda. Sì, ma io sono sorpreso adesso, sono tattico. Vedi che sono... Addio! Merda, la morta è pericolosa qua. Sì, perché... vabbè, allora, hai rotto... Si può salire da sopra, forse si può fare... No. No, no, ma infatti ho già sconfitto. Attento. Vabbè, però... ma infatti posso mirare... A 360 gradi è proprio figo, perché ti permette di seguire la carica e fare un sacco di danno. No. No. Forse dobbiamo salire. Sì. Sì, esatto. Attenzione. Vabbè, però. No. Che fai? Io sono dietro. Penso che stessi morendo o che fossi morta. Aspetta, come faccio ad arrivare? Aspetta, come faccio? Come fare? Vai, aspetta, vado. Ok. Okay, Sabago ha l'esperienza di Doom Eternal come vantaggio tattico, vero? Ma anche io ho giocato a Doom Eternal e non solo. Io ho giocato il primo di questo, che comunque è completamente diverso. Dobbiamo colpire. Vento! Dobbiamo colpire. Troia! Sì, boom! Fratello, esplosioni! Amici! Ancora qua non si. Mamma mia. Oh, il fucile, sì. Che violenza. Questa violenza gratuita, io proprio non la capisco. Fucile e vita. Ma quindi dà le munizioni anche a me, forse. Penso di sì. Penso che sia tutto condiviso. Che cazzo sta succedendo? Sto cacciando tutti. Sei morto. Headshot dall'alto. Che brutte morte.
sopra. Dove sì, sono? Ma sto morendissimo io. Non è la cacchina che ho fatto l'eroe. Il silenzio è così esatto. Strano. Attento, sì, attento che ci sono i bastardi a volte con revolver. Ah, ok. Quelli ti fanno un male porco. Ok, 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 ci siamo. Cazzo. Oh! It's the police! Voglio salire sull'auto! No, non si può, non si può. Mamma mia, triple kill praticamente. Sento alla cosa esplosiva. Pensavo che ne fossimo immune. No. Ero convinto di che fosse una meccanica solo degli aiuto. Ah, questa roba è art assolutamente. Exit, exit. Ok. Ci saranno boss fight? Sì, ci sono le boss. Cioè, non so in questo, penso di sì. Joe Barista. I got half the friggin' town tailing me. You gotta get me the hell out of here, fast. Okay, okay, stay put. Where are you? I'm not sure, but it looks like I'm in the lower east side of the city. Oh man, that's not good. Not good at all. There's a police raid going on in that part of town. Too much heat to send a car over there right now. Come to the pilot bar next to the old airport. I'll meet you there. Don't get pinched, okay? Sì, allora il personaggio è è teoricamente un mafioso anni 20-30 gangster, solo che questo è ambientato nel frantello durante la guerra 44, comunque. Certo. Quindi lui è rimasto uguale, identico, non è invecchiato di un giorno, è normale che sia, figuriamoci. Polizia non l'avevo mai combattuta, per mi pare. L'esercito, la polizia no. Colpito attraverso il pavimento. Che belli che sono i livelli. Ok, qua non puoi. Di fare zigzag, è figo. Sì, ma ci sono anche dei dettagli incredibili di animazione, di ambienti istruttibili. È super figo, super bello. Fammi cambiare un attimo. No! Sono morto. Forse non era la strada giusta. Non mi sa. No, sei semplicemente caduto forse troppo dall'alto. Ah, troppo dall'alto. Ah, si poteva andare qua. Sì, ma che belli fondali, che bello... La grafica. È super bellissimo, secondo me. E beh, vabbè, però, Ma ce l'ho pure io, non c'è più. Le urla che fanno quando bruciano. Bruciano! Guardalo, quello che guarda. Guardalo, guarda. Sì, che guarda il cannolo. Ok. Levati. Attento dietro, dietro. Che miseria, che è tosta. Ah! Ah, ci picchi. È bello che poi... Ah, bello, c'è anche il balzo aereo di Kingdom Hearts, perfetto. Come scusi? Che cos'è il balzo aereo di Kingdom Hearts? Se vieni colpito in volo puoi fare un doppio salto e schivare il prossimo volo. Ok. Scusate se non guardiamo tanto la chat, ma potete ben immaginare il motivo, no? Cioè, non è proprio... facilissimo. Penso che dobbiamo... No. Addio! Allora, dov'è? Ecco. Ok. Ma penso che possiamo salire qua sopra. Ecco. Qui sopra c'è ci sarà qualcosa. No? Penso che sì, c'è un fucile. Ok. No, sono caduto in cassa. Ah, no, dobbiamo andare sopra. No, si può no, passare. No, si può andare. Giù, ora. Che sta succedendo? Buonissimo. Vabbè però. Oh no. Hanno lo scudo. Ok. Oddio, guarda come bruciano, è orribile. Orribilmente meraviglioso. Ok, ci siamo. Mazza quanti HP, infame. Aspetta, di là. Esatto, sì. Aspetta che ci sono munizze. Humble Pumpkin, grazie. Cosa vai per... Ancora? Aspetti! Rischi di suicidarti.
Però ecco, forse perché siamo... Addio, porca la miseria! Questo non torna. Non lo so. Porca miseria, come fa? Per il prismo potrei avere delle granate. Sucate! Okay. È ancora lì, ci sta! È tornato! È tornato! È tornato, maledetto! Ok. Ah, giusto, fare gli airshot secondo me può essere incredibilmente divertente e importante. Non penso si possa passare di là. Però lì sotto c'è un checkpoint. Dobbiamo fare il giro. Sì. Perché Boris si è subito? No, mi ha preso il volo. Io ti aspetto, sono vile. Name the Flames Guide, esatto. Rinasci. Okay. Sono così pochi nemici, quasi sono rimasta male. Ah, dietro attento il maledetto. Ah sì, quindi è un po' pericoloso. Sì, anche hai saltando. Hai rotto le palle. Ok, no, non è morto. Un altro. Cazzo. Motosega. Mamma mia, pezzi li fai con la motosega. Sì. Ok, right time. Che è bella la musichetta. Quindi mi confermi comunque le munizioni vanno a tutte e due, non c'è. No, non te lo confermo. Vediamo un po'. I commenti sono belli, però mi sembrano gli stessi. Cioè dice, dopo questo non penso che dovrò nascondere il corpo. Sì, ma stai facendo il giro. Lo so. Qua. Che fai, ti sei perso? Stavo pensando... appunto, esatto. Vai giù, ho detto. No, io continuo a uscire. Qui siamo fuori. Ah, c'è un'altra leva. Attento, allora. Sì. Non cadere. Come ha fatto a morire subito per gli headshot? Figo. Potrebbe essere molto figa sta cosa. I poliziotti che cadono al testo sono bellissimi. A calci, tutti a calci. Ma questo gioco ha un brutto messaggio. Mamma mia, il lanciafiamme, che spettacolo che è. Ok. Il calcio è preziosissimo. Solo che il calcio è nel tasto sbagliato, se devi usare anche l'analogico destro. A sberle! È così confuso, il polizzotto non sa, dice sono due! È possibile che sono due? Ma tu lo vedi che guarda io sparo dentro, guarda c'è la luce. Sì, è fighissimo. Penso sì che dobbiamo andare di qua. Sì, io qua ho appena spento però. Ok. Quindi, aspetta qua sotto dobbiamo andare. Che sorpresina che abbiamo fatto. Aspetta, esploriamo. Ma... ma viene qua sotto, oddio! Tira i cazzotti in ginocchio questo! Cattivo, difficilissimo. Ora dimmi che non ti sta facendo bene sfogarti un poco, dai. Okay. Però siamo molto calmi, Poracero. Brutta morte, decapitati dalle fucilate. Mi fanno troppo ridere come strisciolino tutto. No, quello... vabbè però. Ma che botte. Oh mamma mia, che volo. Ok, sì, siamo nella strada giusta. Sì. Sotto. Oddio. Ma chi ce l'aveva? Ah, la polizia. Beh, è anche carino magari se si scannino fra loro, visto che praticamente... Guarda dove siamo. Dove siamo? Dentro casa dei Thug. Ah! Te la guarda la porta crivellata col sangue che non l'abbiamo fatto noi. Ah, che figo. Corri. Oh, che succede?
Ma tutto qua. Oh. Addio, vabbè però. Ci sono un sacco di poliziotti di qua. Non funziona molto bene la cosa antincendio, guarda. Sfigatissima. Quanta gente. Quanta gente è morta. Ce ne sono ancora di qua. Attento dietro. Ancora spara, maledetti. No, volevo andare in pensione quello. Stavo per andare in pensione. Ancora, che spara. Mendoza. Aspetta. Oddio, queste citazioni. D'accordo. E ora? E ora si può passare. C'era il fuoco, l'hai spento. Perfetto. Bravo, dammi i tuoi proiettili. Ancora che spara. Aspetta, c'è un tizio voglio sul fucile. Lo so, ma infatti lo stavo raggirando. Come hai fatto a fare lì? Non ci posso arrivare da lì, aspetta, devo fare. Da sotto, esatto. Quello è ancora lì che punta la pistola a destra. Non lo farà ancora. Guarda, guarda quello sopra! Sì! Impazzito! Chi è che mi ha detto che spara? Cannoni, c'è un point! That's some good cannoni! Oh no, sono caduto. Addio! Niente. D'accordo. Sì, la police brutality dei poliziotti fanno i blitz con le granate incendiarie. Ok, da come si usa? Aspetta, ma cos'è? Aspetta. Ah, il condizionatore. Mamma mia. Madonna. Quanto pesa. Oh no, mi prendono la sprangata. Okay. Aia! Ma questo che stava nella stanza col fuoco e non poteva uscire? Poverino. Ah, te volevi, maledetto. Cazzo. Mamma mia. È spento il fuoco, sì? Sì. Aspetta che qua ci sono, esatto, i cannolazzi. Ok. Andiamo un po'. Poracci. Questo gioco con munizioni infinite deve essere uno spasso. Mamma mia. Prendi la motosega e... Ah! Maledetto! Mamma mia, headshot in aria, che brutto. Dobbiamo tornare indietro. Sì. Le mie munizioni sono cadute di sotto. Eh no, stai facendo il giro di nuovo. Di qua ci siamo stati, mi sa. No? No, troppo in alto per esserci stati. Ecco. Non posso andare. Sono... Allora, sì, ma non c'è niente stati. Comunque. No, di qua ci siamo già stati. Dobbiamo spento qualcosa, vedi? Dobbiamo scendere forse. Okay, si sta lucidando il manganello quello comunque. Madonna. Old Air. Ci siamo. Un giorno riuscirei. Dai, sei sempre fuori qua da qui. Spingi la sedia. Guarda la trama. Nobody knows who he is, but he's got every wise guy Dark in the Don. City's pocket. Word on the street is he's got a particular interest in you. Guarda la trama! So, non la I don't like getting chased around town like a friggin' dog. Where's this guy's hideout? I'll pay him a little visit. Teach him some freaking manners. That's the weird part, Vinny. Everything indicates this Dark Don is running his show straight out of Thug Town. What? Yeah, I kid you not. I kid you not. Told me they reported an unusual amount of activity. Tacktown è quella dove c'è stata la prima, sì, okay. Prima il primo coso con gli zombie, quindi adesso torniamo là, sicuro ci sono gli zombie, capito? Il don oscuro. Il nessuno di un don, dite. E adesso ci sono di nuovo, cioè il bordello incredibile. Perché qui siamo solo scappati. Wow. Hyperion addirittura. Accidenti, wow. Grazie. Guarda che melanzana sudata. Grazie.
Che poi comunque io ho fatto fare le emoticon. E non le usa nessuno. Cosa sono le emoticon? Le emoticon sono, tu puoi usarle, quei bits, sono delle gif. E lui chiamano... ti ha fatto il dono gigante, quella per la melanzana. Sì, però c'era proprio l'emoticon per la melanzana, capito? Ah. Fatta po- cioè per i mi- Addio, che è sta cosa? Figo. Che figata. Hai visto che ci sono i zombie? Sì, sì. Oddio. Sì, senta. No, tirare. Ah no, è esploso. Sì, è uno di quelli che scoppia. Aspetta, aspetta. Ok. Oh no! Aspetta, è giusto. È giusto, dovevi cadere. Okay. Aspetta un secondo! Non andare avanti! Mi mangiano vivo qua! Tu continui a farmeli aggrare, appena dici tu. Come fai a essere aggrata se stanno attaccando? Perché sì, perché li fai spawnare, il movimento li fa spawnare. Arrivi a certi punti e arrivano. Poi arrivano pure da dove sono io. Guarda, guarda la signorina, cioè sì, sono, sì, bellissime. Sono bellissime. Aia. Pure l'esercito, così, completamente a caso. È giustamente passato del tempo, quindi è arrivato l'esercito, che ce l'ha con noi però. Magari li stiamo aiutando. Che belle che sono le coperture. Ah! Oh no. Sì, ma quelle sono mine. Infatti. Okay. Aspetta, no, devi sparare alle mine, chiaramente. Sì, mi hai fatto spawnare i nemici. Aspetta. Secondo che appena sto coso si leva. Ok. Questo lancia. Quello lancia mine così a caso. Oh no, 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 brutta idea. Ah, ah! Che, che sta succedendo? Poracci questo. Oh oh. Aia. Non so se... Attenta. Se... Potresti... Io sono dietro, eh. No, hai sparato tu all'accondizionatore e mi hai fatto morire. Bisogna darti di farti di aprirti un passaggio. Sì, peccato che fa danno. Cioè, ti avevo detto di non sparare, continuavi. E ci sono le cose che dobbiamo uccidere sopra. Ah, bisogna salire. Bisogna comunque salire. Spawnerai quando sono. Non si salire. Aspetta. Vabbè, però non mi puoi fare spawnare. No, no, non devi salire, che dici? E invece sì, no. Bisogna salire, ti dico io, bisogna salire. Vabbè, sì, così. Ecco. È. Fatto. Questa cosa. Ah, vabbè, troppo tardi. Poverino questo. Non so cosa faceva la guardia. Attenzione alle spalle! Attento alle sue spalle! La roccia alle sue spalle! Souser! Ah, fuggila, su! Ci sono pure dietro, non andare troppo lontano da me. Sono vicinissimo. Non è vero. Se mi sposti la telecamera e mi spawnano, io non li vedo, muoio. Non è morto. Questi non lo so se li può fare l'accetto, non penso. Eh no, hanno il caschetto. Ok. Ok. Quindi, dai, vabbè. Oh no! So, io non mi vedo più. Siamo mezzo macello. Grazie, Zaka. Ah, vedi, forse sì, sì, ammazzano loro. Anche i zombie, sì, sì. Capito, la tua mamma però. Attenzione dietro. Sì. Oh, attenzione. Ah, oh, porca tru... Aspetta, aspetta. Sono morta. Te lo so, appunto. Ti copro. Grazie, Zakar, per aver donato l'iscrizione a Charmed Alias. Ok. Siamo nella merda. Aspetta, aspetta. Ma... E io mi ricordo che nella parte dell'esercito... No. Ecco. No. Sì, dalla parte... Qui bisognava saltare mentre stava tornando.
Sì. Qua io mi ricordo la sezione dell'esercito, era un incubo comunque. Il primo. Basta di girare. Non c'è niente. No, c'ho ancora un sacco di cose. Esatto, Get Good. Ci ho sperato. Io continuo a dire che non mi dovresti lasciare indietro. Vabbè, ma io non faccio altro che scendere le scale lentamente. Sì, io guardo, controllo che ci sono anche nemici intanto, pure dall'altra parte, perché questo gioco te le fa spawnare di continuo da tutte le parti. Non esiste vado avanti. C'è un continuo ricevere botte pure da dietro. Non senso anche, non figurato. Vabbè. Oh, wow, ma che cacchio? Oh, ma non c'era. Luce dell'hitbox infamissima proprio. Che hai capito la battuta? Oh, ti mangio, ti mangio! Ti mi hai fatti apparire per poi abbandonarmi così cattiva. Vabbè. Ok. Ora è tutto più facile. Allora. Me lo ricordavo diverso solo della sua parte 2, esatto. Allora. Se no. Ah, ok. No. Non si. No, devi saltare mentre sta tornando indietro. No, il problema sono i maledetti. Sono i maledetti che ti aspettano al varco. Allora. Ora arrivano pure da sopra, esatto, torno, arrivano pure da. Eh sì, vabbè, ma siamo in due. Uno sopra, uno sotto. No, perché la telecamera non collabora. Lo so. Ah, allora. Eh no, ero in copertura. E vabbè, avevo un proiettile solo, non me ne ero accorta. No, vabbè. Che cosa è successo? Oddio, non lo so, sono scivolato sotto e mi sono trovato in un'altra parte della mappa. Ok, ho sbagliato tasto! Ho rullato nelle fiamme. Ok. Aspetta. Devo prendere il fucile. Ok. Non cantare vittoria troppo presto, eh. Mamma mia, sì, eravamo proprio alla fine. Oh, le mine. Infatti non so se sei in una buona posizione. Sì, Se ti assolutamente. levi io faccio esplodere tutto. Ah. È più sicuro, capito? Ah no, te ne esplode solo una, Sì. ok. Pensavo fosse un po' più. Anch'io. Mamma mia. Quanti mostri. Qui non c'è nulla. Vediamo, scherziamo, ma.
Chissà se ci sono ancora i maledetti come leprecani. C'erano i leprecani. Addirittura. C'erano gli imp, perché era la festa di San Patrizio. Ah. E c'erano dei leprecani maledetti, i leprecani zombie, bastardi. Che figo. Aia. Ottimo. Attento alla mina. Sì, 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 lo so, c'è il ciccio bombo zombie chef. Che precisione chirurgica ho. Mi hai lasciato indietro, Sì, ma ti sto distruggendo lo bombo, cioè così non è mina. Chi è? Io che stavo cadendo. No, no, cioè... Ah, sì, i soldati zombie che continuano a sparare, maledetti. Ok, sono qua. La vita! Non cado di fatto. Però tanto respawni. Attenzione. Dove sono? Oh, buono un po'. Vabbè. No, niente. Peccato, non si può tornare indietro. Già. I leprecani volanti, esatto. C'erano i leprecani attaccati a dei palloncini che ti lanciavano fiale di schifo. Ah! Esatto, schifo tossico. E quante? Quanti? Basta! Chi è che la lancia fiamme? Io. Ah, ok. Mi stavo spaventando a morire. Ero cagata sotto, non capivo. Aia. In testa proprio. A calci. Ok. Ah, signori, ah, sì. Ma perché non ci sono anche i signori delle pulizie? Questo gioco sessista, che schifo. Oh, guarda, le altre umani, ottimo. Significa munizioni. Ok, forse dobbiamo prendere l'ascensore? Non so. No, ci sarebbe la X. Sì. Ah, sì, non c'era la X. Va bene. Ah, perché? No. Oh no, è una sezione di fuga. Oh no, siamo fottuti. Fuga. Ah no, finita. Ah, wow, mi aspettavo. Oh no. E adesso? No, no, basta. Ah sì, no, no, merda. Basta. Cazzo. Capito. Ah, sei morta. No, tu sei morto. Ah, io sono morto. Ah, è perché stavo giocando te. Stavo giocando te, ci va. Strano che lei rimanga indietro. Ok. Vabbè, succede anche questo, no? È successo pure a me diverse volte. Ah, non lancia fiamme. Attento sti cose che scoppiano malissimo. Ma questo silenzio, questa pace. Senza musichetta da cannoli. Ah, c'è la TNT. Ah, porca miseria. Ah, carino, devi aspettare. Ok. Se ogni l'ordina. Sì, per questo è perfetto il lanciapiano. Minchia, la miccia più lunga della storia. Sì, vabbè, fa riderissimo, infatti, comunque, cioè come l'hanno messa. Corso l'ora! Dai! Ok, quasi fatto. Adesso moriamo. E vabbè. Vabbè, senti. Lo vuoi con lanciafiamme a questo punto? Che pezzi di merda! Nemesis! Esatto. Cannoli.
No, dove sono? Aspetta. No, ho lanciato il missile. No, 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 no. Mi è caduta. Quindi ha risaltato anche un torno. Ok, sono tornato. Vabbè, capito. Sì, vabbè. Ah. Ah. Qualcosa mi ha ucciso. Oh no. E vabbè, ho capito, ma ha preso al volo. Esatto. Sono... Ah, aia. Ah, mi va a sedere su queste serie a 30 anni. Oh no, ho sbagliato. Ho preso i cannoli. Vabbè. Ah, eravamo sì, full. Ah, non importa. No, rivedo al checkpoint. Prendere i cannoli. Azzardare a prendere cannoli. Che fai così, lanciafiamme? Sì, ma quanti... Che cazzo erano quelli? 4. Dove sei? Sono in copertura. Ah, ma forse... No, vabbè. No, devi prima pulire l'orda e poi... Eccole. Ah, ok, vabbè, ma quindi c'è un checkpoint comunque. Ci sono appassi adesso, subito. Mi sono suicidato con il lanciamissile. Aia, che stronzo! Oh! Mia, che brava! Ecco, tu distrai, io dico che... Che miseria. Ho mancato per pochissimo! Mia! No! Sta cazzo sta succedendo? Io sto morendo in maniera indecorosa. Ah, anche tu. Bene. C'erano i cannoni là comunque. Dobbiamo portarli su tutti gli esplosivi. Ok, grazie. Grazie, Virion. Vabbè! Ok. Sta succedendo? Ti hai preso con un ali nuovo. Credo. Ecco. Ho saltato in... No! La mia posizione. Ok. Vai. Ole. Ok. Non è morto. Sì, con due. Con due missili, ci credo. Dove sono gli altri? Ah, ok. Vieni, portalo qua sotto. Oh madonna. Oh madonna mia. Quanto mi cremano sti stronzi. Questo lanciafiamme. Ho capito! Ma... E via dalle palle! Ha messo in faccia. E dai, muori! Ok. No, ne volevo altri. Poi? C'è ancora qualcuno? Spero di sì, tipo un gigante enorme. No, aspetta, fai corvo ai via. Carino, sono i Nemesis praticamente. Mi sembra un ottimo finale. Fammi vedere se sono filmato. No. Ah. Fichissimo sto giochino. Ok, voi vi rendete conto che si vuole fermare. Ah, ok, comunque grazie anche a Clezzon. Eravamo troppo presi per leggere, ovviamente. Fichissimo. Licenziate l'artificiere piazzato con gli esplosivi. $10,000. Allora. 10, vabbè sì, $10,000 che proprio penso 40, che, 44, esatto. Nel 44 penso che fossero. Va bene, che ti sembra? È delizioso. Io adoro, cioè proprio a me piace un sacco lo stile grafico. In multi ovviamente caotico, penso in 4 sia un delirio. Sì, no, vabbè, penso che in 4... Ma non so sinceramente se ci sono meno nemici. No. Se sei da solo, non penso. No, però è un delirio. Ma solo... che fai da solo ad ammazzare tutti sti cosi? Ti muovi molto meglio. Ti muovi molto meglio. Non lo so, eh. Tu così comunque tiri l'aggro tipo contro i Nemesis, potevi attirarli, gli sparavo dietro alle spalle. Ma anche per quello. Se tu hai un aggro unico, ti seguono in maniera più lineare, non te li trovi alle spalle. Però comunque, va bene. In quattro piangi sangue. Io ho fatto questa cosa, ovviamente l'ho fatto anche per tirarlo un po' su, visto che non so, non lo sapete, ma lui è molto demoralizzato. Quindi niente, volevo condividere con lui questa magica esperienza. Stupendo. E ovviamente ringrazio
tutti quelli che hanno partecipato, che hanno fatto un sacco di super doni bellissimi. E continua a dire: per le persone che tengono a donare bits, date uno sguardo all'emoticon, perché a me non cambia nulla, però magari voi li investite in Io le ho una cosa. forzate, cioè se doni tot appare una cosa E specifica. come fa? Io non posso forzarlo. Io dico: se c'è 100, appare. Eh sì, quello. Ma non appare. Apparsa la melanzana. Con 1000 dovrebbe apparire me colpita da un sacco di bits che mi cade in Eppure, ma testa. poi controlliamo, perché a me lo Poi fa in automatico. controlliamo, perché è strana questa cosa. Comunque, vi ringrazio ancora tutti e ci vediamo A prestissimo alla presto, prossima. ragazzi. Ciao!